Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Pasquale, qua ci devono lasciare aperti. Mino, secondo te rimango sotto? Metti la mascherina. Metti la mascherina. Rimaniamo sotto? Certo. Buona. Ebbene sì ragazzi, è successo, palestre, piscine e centri benessere per un mese saranno chiusi, quindi fino al 24 di novembre non potremo più usufruire di questi servizi. Ho deciso quindi di sfruttare questo tempo che ho a disposizione per fare una challenge che ho trovato su Instagram. Praticamente è una challenge dei plank. Ho intenzione di sfruttare il tempo che ho a disposizione in questo momento, quindi non andando più in palestra, non per allenarmi con le casse dell'acqua, ma per fare una challenge sui plank. Praticamente ho trovato su Instagram una challenge che dura 30 giorni, dove giorno per giorno vai a aumentare i secondi in isometria durante l'esercizio, fino ad arrivare al quinto minuto che dovrei riuscire a fare 5 minuti. Lunedì ho iniziato questa sfida e avrei dovuto iniziare facendo soltanto 20 secondi. Diciamo che i primi 20 secondi sono stati abbastanza difficili, proprio perché non avendo mai fatto addominali in vita mia mi sono trovato un po' in difficoltà, infatti iniziavo già a tremare. Secondo giorno uguale, terzo giorno pure. Durante i giorni però raccontavo alla gente che incontravo che avevo iniziato questa challenge e anche altri amici hanno iniziato con me a vedere quanti secondi o quanti minuti riescono a fare in isometria. A venerdì sera ci siamo ritrovati e abbiamo provato a vedere quanto tempo effettivamente riuscivamo a stare in plank. Vado. Alexa, stop. Ah, ma vale che quei piedi su, c'è? Ah, ma vale che quei piedi su, c'è? Ma così è, così ti rilassi. Ah, sì? Come? Sì, lo so. Guarda come ti motivo io, Mattia. A te, invece. Non riesco a scendere, non sono seduta. Ma tuo amore non è neanche guardato. Bene, tutto il weekend. E invece niente. Quanto sto? Cioè raga, non so dirvi se è perché eravamo in compagnia, quindi si poteva anche chiacchierare, non dovevi stare lì a pensare ai secondi che passavano, ma già in 5 giorni sono riuscito a fare 5 minuti. Magari l'esecuzione non sarà stata perfetta, però è fatta. Ora, invece di mollare, cosa che potrei fare tranquillamente, invece di mollare continuerò, puntiamo ai 10 minuti. Quindi ok, sono un dio, riesco a fare in una settimana quello che potrei fare in un mese, però sfrutterò quindi il tempo che mi rimane a sto punto per aumentare i minuti che riesco a passare e migliorerò anche l'esecuzione. Quindi restate connessi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!